partiti, è iniziata la fase a orologio e subito Ruzier a provare a far correre la squadra. De Angeli appoggia al vetro, canestro, Pasqualin, buon pallone di Mishka che sfrutta il pertugio e va a schiacciare al talento americano Eli Brooks. Va Ruzier, penetra, scarica ancora per Brooks, la tripla a bersaglio, Brooks, circolazione esterna, il blocco di Vildera, cerca il pick and roll Ruzier, poi va dall'altra parte, De Angeli, Filloi, tiro aperto, finta, va fino in fondo, Filloi, buona penetrazione per Ariel Filloi, campo grande, spalle canestro, servito Vildera, se la gioca con Cucci, svitamento e tiro, clinic di Giovanni Vildera, Pasqualin, palla in mano, penetrazione da solo, taglia la difesa di Trieste come il burro, palla Filloi, Ferrero sarebbe solissimo da tre punti, ma Candussi vuole andare fino in fondo e segna da distanza ravvicinata, Trieste 22, Roma 15, Cucci va dentro da Mishka, su di lui c'è Candussi che però si fa battere, quindi va ad attaccare al centro Candussi, alternativamente a Vildera per dare una linea di passaggio al playmaker, Candussi a deviare in tapin, Bossi se la gioca con Pasqualin, vede Brooks che fa un colpo di magia, 38-24, massimo vantaggio, più 14, campo grande, tiro della sua mattonella di serata, terza tripla a segno, oggi il tiro dalla distanza funziona, il contropiede funziona e i lunghi battagliano dove serve. Ruzier, la penetrazione fino in fondo Ruzier e si va a 52-35, recupera palla Brooks, prova l'ultimo tiro della prima metà partita, saltano in due, Filloi recupera, poi perde, recupera di nuovo Brooks, Filloi può andare in penetrazione fino in fondo a proteggersi con il corpo, massimo vantaggio per Trieste, più 20 e la ripartenza di Pasqualin, Falluca non ci pensa un attimo e segna un tiro ignorante quanto importante, Trieste un po' lenta ora nel muovere palla, poi trova nell'angolo Ferrero, il tiro, Mancino, Villa dall'altra parte, pallone fuori, non lo riceve nessuno, c'è Filloi a recuperare e andare dall'altra parte a segnare il canestro rovesciato che viene recuperato a rimbalzo, il tampin non è vincente ma recupera a rimbalzo D'Argenzio, un tiro da tre punti, punita Trieste, 70-59, Salvioni che poi lo aiuta con un blocco, il tiro di D'Argenzio, tripla che ancora una volta tiene in vita gli ospiti, 75-62, Sabin va in penetrazione, si arresta, tira un po' alla Marco Bellinelli, 77-66, Sabin palla in mano, prende ovviamente il tiro dai 7 metri e lo segna. D'Argenzio contro Ruzier, difesa fisica di Michele che viene battuto però da D'Argenzio, Mishka a fondo, Salvioni in tap-in, campo grande per Michele, vede Brooks che va in penetrazione, lo scarico per Michelino, il tiro sul primo ferro, rimbalzo, campo grande, canestro e fallo, ho servito Mishka, ne è entrato ancora Mishka che poi serve fuori, Cucci nell'angolo, D'Argenzio, buona circolazione, buon tiro, canestro, parità, scambia con Sabin, evidente, vuol giocarsela lui, è lui il go to guy, c'è De Angeli in difesa, 10 secondi, il tiro da 3 punti, fuori equilibrio a bersaglio per Roma che va in vantaggio di 3. Eli Brooks in lunetta, fuori bersaglio, sbaglia, Ruzier deve prendere il tiro da 3 punti, lo scaglia in qualche modo, pallone fuori bersaglio, finisce qui, la Luis Roma conquista 2 punti che hanno degli incredibili e il pubblico contesta apertamente Trieste, un'altra sconfitta, certo questa di misura, ma dopo essere stata in vantaggio di ben 20 punti.